La gente deve riconoscere quando sbaglia e, se questo è il caso, accettare le conseguenze dell'errore. Luis Suarez sta per conoscere quali siano le conseguenze del suo ennesimo gesto inconsulto. Domenica il centravanti del Liverpool infatti è assurdo nuovamente agli onori delle cronache per aver morso il difensore del Chelsea Branislav Ivanovic. L'uruguagio si è subito scusato per il suo comportamento indifendibile, ma è stato comunque multato dal Liverpool. Ha poi chiesto che i soldi fossero donati alle famiglie delle vittime della tragedia di Hillsborough in segno di rispetto per i Reds e Ivanovic. Gordon Taylor, capo dell'Associazione dei calciatori inglesi, ha etichettato l'incidente come deplorevole, rivelando di voler offrire a Suarez una consulenza psicologica per gestire la sua rabbia. Il manager del Liverpool, Ian Eyre, invece, ha ammesso che l'attaccante ha deluso il club, mentre il suo tecnico Brendan Rodgers ha detto che il suo comportamento è stato inaccettabile. Non esiste squadra al mondo più grande di questa per un giocatore o un allenatore. Come giocatori e staff rappresentiamo questo club fuori dal campo e specialmente in campo. Suarez, che al 97esimo ha poi segnato il 2-2 contro il Chelsea, ha un curriculum chilometrico di scandali. Al suo debutto con l'Uruguay fu espulso e ai mondiali del 2010 nei quarti contro il Ghana evitò un gol degli avversari parando con le mani e venendo espulso nuovamente. All'Ajax fu squalificato per 7 turni dopo aver morso un avversario e nel 2011 fu ritenuto colpevole di insulti razzisti nei confronti del terzino del Manchester United Patrice Evra, ricevendo 8 giornate di squalifica e 40.000 sterline di multa. Un mese dopo rifiutò di stringere la mano allo stesso Evra e lo scorso anno, dopo aver segnato un gol nel derby di Liverpool, andò ad esultare davanti al tecnico dell'Everton David Moyes. La cosa ironica, però, è che Suarez, di recente nominato fra i papabili del titolo di miglior giocatore del campionato, ha evitato l'espulsione dal momento che l'arbitro Kevin Friend non ha visto nulla. Ma le ripercussioni potrebbero essere drastiche. Lo attendono infatti una lunga squalifica e la possibilità che quella con il Chelsea sia stata l'ultima sua partita in maglia Reds.